La più grande cambiamento nelle economie occidentali di questi ultimi 20 anni, in particolare degli ultimi 15, è stato l'enorme processo di accumulazione di capitale da parte di investitori istituzionali, fondi pensione e assicurazioni. Un'accumulazione di capitale privato, anche se istituzionale, nel senso che fa riferimento a investitori cosiddetti istituzionali, legato alla modifica sempre più strutturale dei sistemi previdenziali. Si passa dai sistemi previdenziali retributivi fondati sulla demografia a sistemi previdenziali che, uno zoccolo duro, piccolo, di previdenza, fatemi dire, sociale, costruisce o somma un sistema privato, istituzionale, privato, non più retributivo, ma contributivo. Quindi fondato sulla capacità di investire gli oneri sociali accantonati. Parliamo di una magnitudo importante, perché in molti paesi OCSE il patrimonio degli investitori istituzionali ormai ha raggiunto o supera il PIL. Quindi si ha un PIL a disposizione per investimenti privati, ma istituzionali, che prediligono il futuro, che prediligono i passaggi generazionali, che guardano avanti e sono animati da grande senso di responsabilità. Anche l'Italia partecipa a questo fenomeno, ovviamente siamo un pochino la Cenerentola, ma anche noi ci stiamo agganciando al carro. In pochi anni il risparmio gestito dagli investitori istituzionali italiani è passato dal 25 al 53% del PIL, quindi non siamo ancora, come gli altri, alla magnitudo del nostro PIL, ma ci stiamo arrivando. Cosa hanno fatto gli altri paesi o hanno iniziato a fare prima di noi? Hanno cominciato a costruire un sistema diverso, più appetibile per loro, perché non bisogna confondere: questo patrimonio serve agli investitori istituzionali per soddisfare i loro scopi, non può essere considerato a disposizione dello Stato, del governo, per fare ciò che lo Stato e il governo devono fare in termini di politica economica. È importante quindi costruire un sistema consono, conforme agli investimenti di questi soggetti, i quali offrono da parte loro una cosa importante: quasi tutti gli investitori istituzionali ormai, e certamente in Europa, seguono i principi di investimento responsabile dell'ONU, in quanto sono diventati in Europa obbligatori per norma di legge. E IOPA e IOR impongono a fondi pensione e assicurazioni di tenerne conto nelle proprie valutazioni. Faccio un riferimento specifico alle infrastrutture. Molte infrastrutture sono fatte con lo strumento del PPP, del partenariato pubblico-privato. Questo istituto è stato molto criticato e a volte ha ragione, perché è sembrato attribuire al privato troppi vantaggi, troppi benefici a discapito del pubblico, senza che vi fosse una reale creazione di valore. È sembrato asimmetrico, è sembrato svantaggioso. Forse questo tipo di critica va riferito al partenariato pubblico-privato tradizionale, ovvero quello che faceva riferimento ai privati intesi come costruttori o come imprenditori di elite, certamente soggetti meritevoli nei loro campi di azione, ma non necessariamente animati da quello spirito di responsabilità e di senso della sociale che possono avere investitori che aderiscono ai PRI dell'ONU. Oggi in tutti i paesi il partenariato pubblico-privato tradizionale è stato sostituito in maniera sempre maggiore dal partenariato pubblico-privato istituzionale, ovvero dove il privato è un investitore istituzionale, un fondo infrastrutturale, un fondo pensione, un'assicurazione. Quindi un soggetto che certamente deve essere molto attento alla tutela della propria collettività e dell'ottenimento degli obiettivi della propria collettività, tendenzialmente lavoratori che cercano una pensione, ma allo stesso tempo porta uno spirito diverso sul territorio. Un fondo pensione contributivo non è un fondo pensione a cui basta mettere in sicurezza il risparmio senza rendimenti.
È un fondo che deve fare un lavoro più difficile, deve raggiungere la più alta curva rischio-rendimento per ottenere una ricapitalizzazione del risparmio adeguata ad offrire trattamenti pensionistici non irrisori. In altre parole, competenza ne serve molta di più, contro flessibilità ne serve molta di più. Poi abbiamo il risparmio gestito, che ovviamente in passato è stato molto più attento alla finanza cartolare, ma che invece deve evolvere verso quelle forme di gestione, i cosiddetti alternativi più vicini all'economia reale, immobili, infrastrutture, imprese, debito